Benvenuti, questa è Fashion & Beyond, la trasmissione dedicata alla moda, al lusso e al lifestyle. Dopo la sfilata per la collezione Spring Summer 2024, D-Square chiama ancora Rocco Siffredi per una capsule collection dal carattere ironico e libero dalle convenzioni, tra stampe provocatorie, fotografie dell'icona italiana dei film a luci rosse. Arriva al cinema il documentario su John Galliano, diretto da Kevin MacDonald. La pellicola racconta la storia di un genio della moda, una figura iconica quanto controversa. High and Low, John Galliano, il documentario diretto da Kevin MacDonald che racconta la storia del leggendario stilista. Una figura celebre ed emblematica nel mondo della moda quanto controversa, al centro anche di diverse critiche, raccontata nella pellicola attraverso interviste con Galliano stesso e alcuni dei suoi collaboratori e sostenitori, tra cui icone della moda come Anna Wintour, Naomi Campbell, Kate Moss e Charlize Theron. Volevo fare un film che fosse un film di dibattito, che non chiudesse le cose in bianco e nero, perché come potremmo mai? Non c'è risposta a molte delle domande sollevate da questo film. Quando qualcuno ha fatto quello che doveva? Quando dovrebbe essere perdonato? Come facciamo a sapere veramente perché qualcuno ha detto qualcosa? Era cieco, ubriaco, svenuto. Non si ricorda nemmeno il motivo, lo ha fatto. Penso di volere che le persone se ne vadano con la sensazione di «cavolo, è complicato». Per me è stato sorprendente vedere il numero di celebrità che hanno accettato di apparire, correndo anche qualche rischio di reputazione, direi. Ma perché si sentivano leali nei suoi confronti? Perché gli piaceva e volevano mettere in evidenza le loro esperienze con lui. Eclettico e provocatorio, anticonformista e rivoluzionario, teatralità e femminilità ostentata sono state la sua cifra che lo hanno incoronato come uno tra i creativi visionari più amati del nostro tempo. Nel 2011 arriva l'apparente declino, visibilmente ubriaco rivolge insulti antisemiti a una coppia in un bar parigino e viene licenziato da Dior e successivamente decide di andare in rehab per risolvere i suoi problemi di tossicodipendenza. L'atteso ritorno alle scene arriva nel 2014 quando viene nominato direttore creativo della Maison Martin Margiela. Un comeback in sordina quasi sussurrato fino al gennaio 2024 con la collezione Haute Couture. Un momento catartico per il fashion system, inaspettato come un terremoto, Galliano dà una scossa al settore e porta in passerella tutta la sua essenza. L'ultima sfilata che ha fatto un paio di mesi fa è stata accolta benissimo, direi osannata. La gente l'ha adorata, è diventata una specie di fenomeno su internet, è diventata totalmente virale. Quello che dice la gente è: oh sai, ora non è più Margiela, è tornato ad essere Galliano. Non so, ma forse anche l'esperienza di realizzare il documentario in qualche modo è stata catartica e lo ha in un certo senso liberato. Si sente come: ok, mi sono tolto questo pensiero, ora posso fare quello in cui sono davvero davvero bravo ed esprimermi di nuovo in modo più personale. Potrebbe essere quello. Provocatoria, ironica e sexy. Non poteva che essere questo il risultato di una collezione che unisce l'icona per eccellenza del cinema a luci rosse, Rocco Siffredi, e il duo creativo di D-Square, Dean e Dan Caten. Un'unione che è partita con un vero e proprio show più che una sfilata per la presentazione della collezione Spring Summer 2024 del brand e che continua con la capsule collection dal carattere audace che sfida le convenzioni Rocco Siffredi for the Squared. Credo che nella moda c'è sempre un messaggio, quando si fa qualcosa lo si fa sempre per dare un messaggio, un po' come quando si fa una canzone per dire qualcosa, nella moda è uguale. E credo che il messaggio più bello in assoluto che abbiano voluto dare con questa collezione, anzi con questa connection tra me e loro, i nostri gemelli di Square, Dean e Dan, devo dire, è quello di libertà.
libertà, gli anni 90, perché un po' è anni 90, la collezione ricorda i bei momenti in cui ci si divertiva di più, più spensierati, non c'erano i social, c'era più umanità e più, devo dire, divertimento a livello normale, basico. Oggi con i social, col pre-futuro, è diventato tutto più fragile, meno connection, e devo dire che il loro messaggio è: torniamo un po' a volerci bene, ad amarci. La Capsule Collection include capi sartoriali, sportivi, loungewear e, ovviamente, underwear. Tutti caratterizzati dal tocco inconfondibile dell'attore e regista di film per adulti. Dallo sfrontato gusto grafico, la Capsule Collection spicca per le sue stampe uniche con scritte, disegni e fotografie di Rocco, un mix dei loghi di Squared e Siffredi Art Academy, oltre all'inconfondibile firma della star. C'è un capo che qui non vedo, però c'è dentro. È una scritta molto semplice per drammatizzare. Devo dire che questa è l'unica frase che non viene da me e viene da loro, perché io gli ho comprato questa maglietta 2 o 3 anni fa. Loro ce l'avevano già in collezione e anche lì, perché gli ho detto mi piaceva tantissimo, l'hanno rimessa in collezione con la Capsule Rocco. E a me fa molto piacere, perché tutto questo mi piace molto, tutto quello che hanno fatto, ma quella identifica la mia personalità. Ma che facciamo di male? Facciamo solo l'amore. Il patrimonio artistico del FAI rappresenta un vero e proprio scrigno di bellezza per il paese. Il brand di fazzoletti Tempo decide di celebrare e supportare la fondazione con le nuove box, che riprendono alcuni dettagli rappresentativi di 4 beni che appartengono alla fondazione. C'è il salice sonoro, che diventa oasi di meditazione, il supermarket indiano, tante riflessioni su tematiche di attualità e perfino un metaverso dedicato. Il tema di quest'anno di 5 vie per la Milano Design Week 2024 è Unlimited Design Orchestra. Giunge all'11ª edizione 5 vie, il distretto che per la Design Week 2024 riporta nel cuore del centro storico di Milano, lungo le vie dell'area compresa tra Corso Magenta, Sant'Ambrogio e le colonne di San Lorenzo, il design d'autore e da collezione, l'artigianato d'élite e le nuove combinazioni tra arte, design, creatività e forma. Il tema dell'ambizioso progetto di quest'anno è Unlimited Design Orchestra, dove orchestra è da intendersi sia come luogo di esibizione che un insieme di persone che interagiscono come dei musicisti, generando rapporti armonici e vibrazioni umane condivise. Un titolo che amplifica il tema proprio perché il design opera come uno strumento per creare e coltivare profonde connessioni umane, come appunto i membri di un'orchestra. Quest'anno abbiamo deciso di dedicare tutta l'edizione al concetto di orchestra, all'armonia che il design deve e può portare a tutte le persone. Quindi cerchiamo di uniformare, di creare un discorso attraverso le diverse forme di design con esponenti delle più diverse parti del mondo. Moltissimi gli artisti internazionali invitati che con le loro personalità e lingue diverse e un proprio vissuto trovano nelle loro differenze i punti di forza di un'armonia unica e vibrante. È una sorta di giro del mondo, quello a palinsesto con gli artisti che portano in scena un uso sapiente e virtuoso delle nuove tecnologie, oltre che la sostenibilità dei materiali, nel rispetto assoluto verso tutti, senza sovrastarsi uno sull'altro. Credo avremo più di 100 designer che esporranno in diverse sedi. Ne avremo 3 sedi principali, che sono Palazzo Litta, il palazzo di Cesare Correnti, storico, che utilizziamo da diversi anni, e un palazzo in via Santa Marta, che è il palazzo del Siam. Oltre 75 gli eventi in calendario in cui il design diventa convivialità, dal supermarket indiano di Gunjan Gupta, curato da Maria Cristina Didero, al salice sonoro Oasi di Pace e Meditazione di Sara Ricciardi. E poi c'è il progetto Metaverso, attraverso il quale si potranno fare esperienze digitali che avranno come filo conduttore Petrarca e il suo libro più misterioso, Secretum. Direi che tutti i momenti sono imperdibili, però il mercoledì sarà la serata di apertura ufficiale del distretto, quindi tutto resterà aperto
aperto fino alle 10:30 di sera. Per chi arriva a Milano ci sono alcune tappe obbligatorie tra le attrazioni che la città può offrire. Dal centro storico con il Duomo e Galleria Vittorio Emanuele, dal Castello Sforzesco all'Arco della Pace, fino a luoghi più moderni come City Life e lo Stadio di San Siro. C'è un luogo invece meno turistico, ma che è una vera e propria chicca. Uno scrigno che al suo interno racchiude storia, design e arte. Villa Necchi Campiglio è una dimora milanese in cui il tempo sembra essersi fermato ai primi anni 30, quando venne progettata dall'architetto Piero Portaluppi. Villa Necchi Campiglio fa parte dei beni del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, La fondazione senza scopo di lucro che si occupa di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. Assecondando questa mission, anche Tempo vuole fare la sua parte, sostenendo la fondazione. Con la limited edition di Box, il brand di fazzoletti rende protagonisti alcuni dettagli rappresentativi di quattro beni del FAI. Abbiamo deciso di collaborare per l'importanza degli obiettivi che ha il FAI come ente, quindi di prevenire, curare e mantenere nel futuro i beni culturali che abbiamo in Italia. La collaborazione nasce anche con l'intento di portare a largo consumo a tutti i consumatori che ci trovano negli store l'arte a portata di mano, quindi avere poi la possibilità di avere nelle proprie case i prodotti che raffigurano delle opere d'arte importantissime a portata di mano su ovviamente degli oggetti che sono di uso quotidiano, quindi cercare anche di elevare quelli che sono i fazzoletti a un prodotto anche con una valenza estetica. Un dettaglio decorativo del Castello di Avio, un affresco di Lambert Sustria, Villa dei Vescovi, gli stucchi della sala da pranzo di Villa Necchi Campiglio e il labirinto del Castello e Parco di Masino. L'arte e la cultura italiana possono entrare a casa di tutti, proprio a portata di mano. Con la vigna Michelangelo prende forma il primo progetto di vigneto urbano a Firenze. Un progetto in rosa, fortemente voluto dall'azienda agricola Donne Fittipaldi di Bolgheri. Si terrà in Spagna, a Barcellona, la 37esima edizione dell'America's Cup, la più importante manifestazione sportiva nel settore della vela. Un momento importante per scoprire il lato più interessante della Catalogna tra natura e cultura. Affrontare la creazione di uno champagne così come si fa con un'opera d'arte, plasmata dalle tradizioni del passato e destinata a resistere per l'eternità. È così che arte e maestria enologica si incontrano nel nome dell'otonologia. Fermare l'essenza del tempo e dargli forma in creazioni contemporanee. Alla ricerca di un incontro tra arte e maestria enologica, la Maison de Champagne Moët & Chandon ha chiamato il visionario artista contemporaneo americano Daniel Arshan a creare un tributo artistico per il lancio di una nuova cuvée chiamata Collection Imperial Création numéro 1 in occasione del 280° anniversario della Maison. In fact, we have chosen Daniel Arshan. Abbiamo scelto Daniel Arshan perché ha dei valori comuni con la collezione Imperial. È chiamato l'archeologo del futuro, in quanto lavora degli oggetti che lui prende, li proietta nel futuro e quando poi ritornano al presente sono destrutturati, per così dire, e prendono forme diverse. Lui gioca molto con il tempo e con l'avvolgere la sostanza, allo stesso modo in cui noi, con collezione Imperial, facciamo invecchiare, plasmiamo i nostri vini. E questo è un progetto a lungo termine, perché l'ho iniziato 23 anni fa. I started 23 years ago. Oltre ad un rilievo di resina bianca fusa lungo 3 metri, alto 1,3, Arshan ha progettato anche 85 bottiglie in edizione limitata, straordinarie capsule del tempo tridimensionali che diventano il perfetto contenitore di alcuni pezzi della Collezione Imperial Creazione numero 1. Un talento quindi particolarmente in sintonia con il savoir-faire dello chef de cave che per la creazione di questa prima cuvée da collezione ha attinto la biblioteca di vini di riserva della Maison, un vero e proprio viaggio sensoriale che si rivela strato dopo strato. Il progetto della collezione Imperial è un multi-vintage. La prima creazione è fatta con 7 annate diverse, ma la cosa più importante è che ciascuna annata è stata invecchiata in un ambiente diverso, cosa che ne amplifica la personalità. Sono 3 le modalità di invecchiamento utilizzate. Per la prima annata vengono usate le vasche d'acciaio inossidabile, per la freschezza.
Cinque annate sono invecchiate in legno di rovere per ottenere la dolcezza e infine un'annata è affinata sui lieviti solo in bottiglia per ottenere le note terziarie. Collezione Imperial Création 1 è un tributo a Claude Moët, il fondatore della Maison, e alla sua visione per l'eccellenza. È ovviamente realizzata con tanti vini di riserva che vanno indietro fino all'anno 2000, per cui ho iniziato a lavorare ben 24 anni fa, ma è presentato in occasione del 280esimo anniversario di Moët & Chandon. Quindi è l'inizio di un conto alla rovescia fino al 2043, quando celebreremo il 300esimo anniversario. Lo champagne, che è un classico senza tempo, come lo sono per la moda, e il blazer blu o la robe noire, che ognuno di noi ha nell'armadio. Capi che una volta indossati ci fanno sentire a proprio agio, e così l'assemblaggio di diverse vendemmie va a porre l'accento sulla sartorialità e sull'individualità. E quindi, millesimato dopo millesimato, prende vita una vera e propria collezione su misura, fatta di personalità uniche e mai più riproducibili. Il termine haute-onologie è stato coniato perché ho iniziato a riflettere sui diversi mondi creativi e sulle varie industrie, la cui espressione massima si definisce come haute couture nella moda, e poi l'alta gastronomia, o l'alta gioielleria, o alta profumeria. Per cui mi son detto, perché non alta enologia? E quindi l'espressione massima di Moët & Chandon nel mondo enologico, fatta di 200 anni di savoir-faire racchiusi in una bottiglia. Per il debutto in società di questa nuova espressione enologica, una cena celebrativa al Lab di Identità Golose che porta la firma del giovane talentuoso Mattia Pecis, chef del ristorante Cracco Portofino. Volevo avere uno chef che fosse semplice e preciso, perché sono valori che ci accomunano. Lui ha fatto delle proposte e le ha valutate assieme al nostro chef della Maison, Michel Bardet, per trovare assieme fino all'ultimo il giusto accordo con le ricette. Quello che amo della sua cucina è la sua precisione che deriva dalla semplicità. Bisogna proprio giocare, secondo me, con tante cose, perché sennò poi si rischia di essere molto monotoni. Quindi anche il fatto di dire ok, sì all'affumicato, però poi ti riporto sull'acidità, ti riporto anche sull'amaro, e quindi vai a toccare tutti e tre i punti collegati poi anche da questo champagne, che va proprio a creare un'omogeneità incredibile, ecco. Progetto di sostenibilità ambientale, storico e didattico-culturale. Nasce Vigna Michelangelo, la prima vigna urbana fiorentina che dà il nome al vigneto e al futuro vino. Quasi 2 ettari tra olivi e 700 barbatelle già messi a dimora, che daranno i primi frutti adatti alla vinificazione nel 2027. E così a Firenze, sulla collina che sovrasta l'Arno, con una vista che spazia dalla cupola del Brunelleschi ai colli di Fiesole e adiacente al giardino dell'Iris, nasce un progetto che rappresenta un ulteriore capitolo di una storia che già altre vigne urbane esistenti nel mondo hanno iniziato a scrivere, dalla vigna del Clos Montmartre a Parigi alle vigne della Tenuta Venissa sull'isola di Mazzorba Venezia, fino alle celebri vigne della Villa della Regina a Torino e la Vigna di Leonardo a Milano. L'idea di emulare queste particolari culture è venuta spontanea a Maria Fittipaldi Menarini, che assieme alle 4 figlie Carlotta, Giulia, Serena e Valentina hanno messo a dimora 700 nuove viti proprio nei terreni esposti a nord-est gestiti dall'azienda agricola Donne Fittipaldi di Bolgheri. Un progetto che era partito nel 2021 di questo vigneto giardino, che dovrà essere perfettamente integrato con l'ambiente circostante per mantenere inalterate le caratteristiche del paesaggio. I vitigni scelti, infatti, tra le varietà toscane più tradizionali, incluse quelle a rischio estinzione perché poco redditizie ma di altissima qualità, sono compatibili con la pendenza del terreno in simbiosi con le piante di olivo già in produzione. Qual è il futuro, infine, per la vigna Michelangelo? Oltre al recupero quindi dell'antica viticoltura cittadina, dalla prima botte si ricaveranno circa 700 bottiglie che riporteranno il giglio di Firenze in etichetta, da vendere sul mercato internazionale attraverso aste con finalità benefiche di sostegno sociale. Bo
solidi che volano sul pelo dell'acqua sfruttando i principi fisici degli aerei. È partito il countdown della manifestazione velica più antica del mondo che vede gareggiare sei team che sono le Formula 1 del mare. D'agosto fino a ottobre la Coppa America 2024 si gareggerà a Barcellona, un appuntamento che catalizza da sempre l'attenzione di appassionati ed esperti provenienti da ogni parte del mondo. I've been preparing since... Ci stiamo preparando dall'agosto 2022 e ora siamo quindi nei mesi finali, in vista dell'inizio evento che sarà il 22 agosto. Quindi è un momento molto emozionante, stiamo ottimizzando le strutture per il pubblico, gli sponsor, i team in gara. C'è ancora molto da fare, ma siamo ad un ottimo punto. Un evento di grande prestigio che rappresenta un'importante opportunità per tutto il territorio catalano, con un impatto diretto stimato intorno a 1,2 miliardi di euro, grazie anche ai flussi turistici che la manifestazione genererà. La Coppa America sicuramente è stato un'ottima notizia non solo per la città di Barcellona, sino per tutto il territorio catalano, perché ne terremo tutti beneficio di questa cosa, non solo l'economia locale di Barcellona, sino l'economia turistica di tutto il territorio. Noi ci aspettiamo che chi sarà già a Barcellona per le ferie o chi ci andrà apposta per la Coppa America possa godere sia di questo evento che di tutta la parte gastronomica, culturale, paesaggistica che offre tutto il territorio, perché siamo un territorio piccolo, siamo una regione piccola, però molto variegata, con montagne fino a 3.000 metri, con il mare, ricco patrimonio culturale, sparsi in tutto il territorio in sostanza. Una delle cose principali dell'America's Cup è che è un evento molto lungo, dura infatti 68 giorni per l'esattezza, e ha un impatto economico molto importante per i turisti che arriveranno, i team che sono sul territorio da quasi 2 anni, e ogni team ha uno staff di circa 150 persone che vengono con la famiglia, per cui sono circa 300 le persone che vivono lì. E poi ci sono gli sponsor, cresciuti notevolmente, attivi sia per questo evento che per tutte le attività collaterali. E poi a Barcellona, il paese ospitante, lavoriamo con 8 diversi enti amministrativi, dal governo spagnolo all'ente turistico della Catalogna e altri. Per cui l'impatto economico sui diversi settori è molto importante. Questa regione della Spagna nord-orientale ha una grande tradizione marina di lungo corso. Le sue coste, infatti, sono bagnate dal Mar Mediterraneo e si estendono per circa 580 chilometri, accogliendo il 60% dei suoi oltre 7 milioni di abitanti. La tappa di Barcellona e tutta la Catalogna e la Spagna è unica. Ha una cultura molto radicata e stiamo cercando di creare un evento che calzi a pennello con la cultura di questo territorio. Penso che quello dell'America's Cup sia un evento unico nel suo genere, speciale, con una lunga storia, ma è ancora più unico quest'anno, perché si tiene a Barcellona. La cosa interessante saranno le imbarcazioni che gareggeranno molto vicino alla riva, cosa molto rara perché quando eravamo a Auckland eravamo molto a largo. Per cui a Barcellona puoi guardare la gara dalla spiaggia alzando gli occhi o anche guardandola sullo smartphone, ed è questo aspetto che rende questa edizione unica per me. Durante la presentazione dell'evento, diverse le attività multisensoriali organizzate per dare un assaggio delle bellezze di una costa sorprendente. Antoni Tàpies, quest'anno si celebrano delle mostre a Barcellona, appunto nella Fondazione Tàpies. 2025 verrà l'insegna del millenario della montagna di Montserrat, che è super famosa in tutto il mondo. E non ci dimentichiamo già che il 2026 la Sagrada Famiglia finirà e quindi ci sarà la consacrazione appunto della Sagrada Famiglia. In questa sua 37esima edizione, il trofeo sportivo velico più antico del mondo promette una gara molto emozionante e già le fanbase sono scatenate ad azzardare i primi pronostici. I team quest'anno sono ben attrezzati, hanno buoni budget, un'ottima preparazione e talentuosi designers, e hanno tutti ottimi sailors. Penso sarà una gara molto avvincente, con barche una vicino all'altra. Io faccio parte del team New Zealand, per cui sono un po' di parte, ma abbiamo visto nella precedente America's Cup il team neozelandese Luna Rossa battersi alla finale, e speriamo che si ripetano anche quest'anno, perché l'Italia ha un fan base molto appassionato, per cui speriamo di avere un buon numero di fan e appassionati italiani, ma sono sicura ci saranno per supportare il team Luna Rossa Prada Pirelli, che è molto popolare, e poi in Barcellona hanno creato una vera e propria casa.
Il Museo Civico d'Arte Antica di Palazzo Madama di Torino mostra la bellezza del prezioso filo di seta nelle collezioni tessili dal XIV al XX secolo. Abiti in rasa e taftà dai colori accesi aprono la visuale sulla storia della moda e su come la seta ne è da sempre assoluta protagonista. Nella sala dei tessuti del Museo Civico d'Arte Antica di Palazzo Madama di Torino, 5 abiti rappresentativi dell'arte tessile dal XIV al XX secolo sono stati selezionati sul filo conduttore della seta. Il primo è un magnifico abito da sera in taftà cangiante verde-marrone, è prodotto da una sartoria milanese, la sartoria Pina, negli anni tra il 1932 e 1935. È caratterizzato da queste splendide maniche rigonfie e da una linea scivolata che affusola la figura. Oltre a 128 oggetti in peltro recentemente donati dagli eredi di Attilio Bonci, studioso della storia del peltro piemontese, sono presenti abiti dalla fattura più semplice di gusto neoclassico. Qui invece vediamo un abito pre-maman. È un abito anche questo interessante perché è un abito in gros de tour rigato, confezionato verso 1790, che poi qualche anno più tardi fu adattato alle esigenze della proprietaria, che evidentemente restò incinta e che quindi lo modificò adattandole alle esigenze appunto della gravidanza e quindi alzò il punto vita, che adattandosi anche alla nuova moda, e lo rese apribile sul davanti ed estensibile in modo da poterlo indossare tranquillamente anche nei mesi appunto dell'attesa. Fashion and Beyond termina qui, grazie per averci seguito, vi diamo appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata. Arrivederci!